Stato! Fuori la mafia! Bravo Stato! Fuori la mafia! Adesso la parola... È il caso di Roma? Fa scuola, sta facendo scuola in commissione. Se una volta la nostra commissione si occupava soltanto di quattro regioni, oggi deve andare a coprire tutto il territorio italiano, perché tutta l'Italia è interessata a questo fenomeno. E questa è una cosa gravissima. Ma questa commissione come lavora? Lavora bene? Beh, si potrebbe fare sicuramente di meglio, ci sono delle grosse difficoltà. Un esempio, a volte ci capita di avere dentro la commissione persone che devono essere allontanate. Faccio un esempio, c'è stato un senatore del nuovo centrodestra fino a poco tempo fa era in commissione antimafia, ne abbiamo chiesto l'espulsione e adesso ne stanno chiedendo l'arresto al Senato per peculato. Questo è quello che succede, che prima vanno ad ascoltare, ad audire i procuratori e poi gli stessi procuratori li devono andare ad arrestare. Non c'è ufficio di presidenza in cui il Movimento 5 Stelle non chiede un lavoro più ampio sulle, sulle liste giornalisticamente dette degli impresentabili, perché se è vero che è stato importante parlare delle regionali, è importante anche dire che si è annidato in queste elezioni regionali, si è annidato in tutti i tipi di elezioni, in tutti i scuola. Dobbiamo cercare di unire i puntini e capire che questo fenomeno nazionale, se non addirittura globale, perché la mafia riuscì a utilizzare la globalizzazione molto meglio di come sono riusciti a fare i singoli stati sovrani. E c'è un trasporto incredibile, c'è un narcotraffico, e quello che ha fatto la macchia politica finora è stato distruggere, l'avete visto, la magistratura sta facendo pulizia. Secondo voi a chi tocca ricostruire? Tocca a noi.